Bruno Anzolin sia o no uno storico. Ecco, secondo me il problema non sussiste. Direi che Bruno Anzolin è un uomo che ha coltivato piuttosto molti interessi. Le cose fondamentali per lui erano il costume, le tradizioni, la lingua scritta e orale, anzi le lingue scritte e orali. Lui aveva una grande padronanza della lingua e riusciva a rendere i suoi pensieri con una precisione direi impeccabile, in modo tale che tutti i termini fossero usati in maniera univoca e non lasciassero spazio a divagazioni. Quello che voleva dire lo sapeva dire con grande maestria. Lui è riuscito nella sua vita a trascrivere tanti documenti, per lo più orali, che aiutano comunque il lavoro dello storico. Quindi direi che questa è una piccola polemica paesana che secondo me non ha motivo di esistere. Anzi, direi che parlando di Bruno Anzolin possiamo parlare benissimo di uno storico delle nostre tradizioni. E nel tempo dei ciottoli quello che prevale è un po' la quotidianità e io direi anche, oltre che la quotidianità, la mitezza del vivere che tanto ha amato Bruno Anzolin, che ha cercato di celebrare in questo libro. Invece nell'altro, Socrate in montagna, che rispecchia un po', racconta un po' la sua esperienza di uomo della resistenza, insomma, che ha preferito opporsi al regime e andare in montagna appunto a fare questa esperienza. Si tratta di un'autobiografia dell'emergenza e dell'incredulità di fronte alle tragedie. In ogni caso, questi due libri, anche tutti gli altri, secondo me sono connotati dal suo modo di scrivere. Il suo modo di raccontare rimane sempre uno solo, con grandissima leggerezza, cosa che io veramente ammiro tantissimo, e con un sorriso addirittura beffardo qualche volta, che lascia incantati, secondo me. E in questo libro, Il tempo dei ciottoli, secondo me emergono due elementi fondamentali. L'amore per il paese da parte di Bruno Anzolin, che è una cosa che lo ha mosso a scrivere sicuramente, e poi ribadisco quella sorta di ironia che diventa spesso anche autoironia, che lega insieme tantissimi quadretti che compongono appunto questo libro. In ogni caso egli si dimostra sempre un attento osservatore, perché veramente ci sono dei particolari che sono colti in maniera completa, direi formidabili. Noto in lui anche una vena di fine psicologo e soprattutto vorrei dire di un poeta che sa scrivere anche senza le rime. Bruno Anzolin comunque è un poeta formidabile, secondo me in versi, ma soprattutto lo è in prosa. Le motivazioni del premio speciale che fu assegnato al libro Monteforte al tempo dei ciottoli ed era il premio Villafranca Padovana. Le motivazioni secondo me rendono proprio ragione di questo suo poetare in prosa. L'opera si esprime poeticamente tra storia e fantasia, attraverso la memoria di un mondo contadino ormai scomparso. Socrate in montagna, Bruno Anzolin ripercorre un po' quella pagina della sua storia che riguarda la militanza da partigiano. Racconto, diciamo, anche qui, in cui la tragedia non sembra proprio così tragedia. Le sue parole sono talmente leggere, anche in questo caso, voglio usare questo termine proprio perché lui sembra sollevare con le parole i fatti più tragici, più disastrosi di quel periodo. Bruno Anzolin secondo me è un uomo innanzitutto colto e questo deriva dai suoi studi. Egli si è laureato in lettere presso l'Università degli Studi di Padova e poi ha coltivato gli studi praticamente per tutto il resto della sua vita. È stata una persona raffinata perché elegante nel linguaggio e nel portamento. E poi estremamente popolare, ecco, questa è la vena forse più gradita per chi ama rifarsi a quello spirito montefortiano che insomma noi vogliamo ancora avere e che vogliamo addirittura vantare qualche volta. E lui aveva la fierezza, secondo me, di essere un paesano. Nella sua semplicità, perché non ha mai ostentato nulla, da quello che ne so io, è proprio una persona estremamente semplice. In questa maniera è riuscito a rendere grande il paese, perché lo ha celebrato nei suoi libri, perché è riuscito a portarlo anche al di fuori del nostro territorio comunale. Egli
era semplice come autore perché era semplice come cittadino abitante del nostro paesaggio antropico che lui ha descritto. Parlando di Monteforte, del suo piccolo mondo antico, Bruno Anzolini è riuscito a fare, a dare armonia a tutti questi scritti e ai generi letterari con cui poteva trattare gli argomenti. E posso dire che il suo scrivere, il suo modo di rendere i pensieri dai più umili ai più alti, merita veramente di essere conosciuto, di essere apprezzato, di essere studiato, perché non ci sono solo i grandi autori, quelli che vengono riportati nei libri di scuola, ecco, quelli che tutti vorremmo celebrare, ci sono anche persone come Bruno Anzolini che meritano di essere conosciuti. Grazie per l'attenzione.